Senatrice De Petris, perché la conferenza stampa di oggi? Bisogna ribadire quali sono le priorità su cui il Paese deve investire e deve correre. La priorità è la transizione ecologica, l'innovazione. Solo in questo modo si può mettere il Paese in grado di poter riprendere una possibilità anche di sviluppo sano che non danneggia l'ambiente. Tutti parlano adesso di questa crisi energetica, si sentono in questa campagna elettorale promesse di ogni genere, ritornare invece indietro nel passato, cioè quello nei fossili, nel continuare a sognare centrali nucleari, ma noi dobbiamo risolvere la questione oggi e se avessimo fatto quello che era necessario fare, quindi accelerare, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, quando è cominciata la speculazione energetica sulle rinnovabili, forse oggi non ci troveremmo in queste condizioni. Soprattutto i cittadini e le imprese non si troverebbero nelle condizioni, le famiglie, di dover pagare 2.500 euro in più di bollette. Quindi una transizione ecologica che diventa di per sé una transizione anche giusta se si interviene. Abbiamo presentato due candidati, Alessandra Maiorino, che ha condiviso con me tutto il lavoro fatto per la riforma costituzionale e l'introduzione della tutela dell'ambiente anche per le future generazioni in Costituzione, e soprattutto Livio De Santoli, che è prorettore della Sapienza e che è esperto da anni delle questioni energetiche. Servono persone competenti, sono candidati di 5 Stelle, persone che hanno già con il loro lavoro professionale e parlamentare dimostrato che per loro la priorità è la transizione ecologica e digitale.